Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti dalla Val Padana. Siamo sommersi dalla nebbia, siamo immersi nella nebbia, come è giusto che sia a queste latitudini, in questo inverno marzolino. Cominciamo subito con i nostri consigli. La città ritrova dopo una settimana Napoli più ricca di 1 miliardo e 200 milioni che ci ha portato il nostro amatissimo Presidente del Consiglio. Accompagnando questa regalia, tra virgolette, con un invito a non sprecare i soldi, a non fare rivendicazioni inutili. Insomma, ognuno può pensare come crede rispetto a questa città, siamo il paese dove un consigliere a Pavia può dire stupidate, senza essere, cacciato immediatamente da qualunque ente pubblico e organizzazione, politica. Siamo nel paese dove, comunque anche grandi accademici in odore di polemica, per essere stati invitati sotto contratto a discutere in trasmissioni televisive, pensano di poter giudicare un popolo intero con sistemi che definire lombrosiani e fare un torto al povero lombroso. Quindi siamo nel paese dove tutto si può dire e quindi anche il rimprovero, lo scappellotto alla città, perché vi diamo i soldi, ma spendeteli bene, non come siete abituati a fare, come se fosse fatta a una città e a una classe politica di cui Draghi non sia l'espressione comunque. E non sia il portato per quanto di grandissimo valore, di valore assoluto, e meno male che c'è lui, come se comunque questa classe politica non lo avesse anche espresso, al nord come al sud. Pippone è, diciamo, revanscista e sciovinista, ma mi dà anche l'occasione, appunto, di parlare di un libro del quale non ho avuto occasione di parlare appena uscito, perché non ricordo se queste trasmissioni fossero già pronte, già una cosa normale o meno. E questo libro, tra l'altro, è di un caro amico, sapete quanto io sia sensibile all'amicizia in questi consigli, è di un caro amico e più che un amico, io ci sto. È un suo consigliere, è un suo vicepresidente, è il suo vicepresidente ed è Marco Esposito, che saluto. So che è a casa in questi giorni, ma malgrado non si sia beccato il Covid, ma si sia beccato l'influenza, che aspettava appunto che il Covid diminuisse un poco per poter fare di nuovo la sua comparsa e fare vittime. E quindi lo saluto e vi presento Fake Sud. È un'inchiesta giornalistica che dovrebbe andare in tutte le scuole italiane. È ricca di dati, di accuratissime trascrizioni di dati e di notizie verificate. Cioè, è il vero modo di fare il giornalismo e di fare il giornalismo di inchiesta su quello che di male è stato fatto a questo paese, a questa città. Marco chiaramente allarga tutto il discorso a una vera e propria questione meridionale, io lo riduco in maniera abbastanza banale al discorso di Napoli, così come banalmente ovunque il sud è prima Napoli e poi tutto il resto. Ma invece l'articolo è l'articolo, l'inchiesta di Marco, questo Fake Sud, è di grandissimo interesse e ci aiuta anche a capire perché
Perché a volte la sensazione del sud che mangia e si diverte alle spalle del nord lavoratore sia così diffusa e sia così alimentata non soltanto dalla pancia, chiamiamola così, leghista, o dalla pancia addirittura xenofoba, e invece si è alimentata anche da una certa narrazione della questione meridionale fatta da chi dovrebbe averne invece contezza e capacità di analizzarla e di passarla così come al pubblico. Marco questo lo fa con grande onestà intellettuale. La prefazione di Alessandro Barbero, che non ha bisogno di essere presentato come grandissimo storico e divulgatore, è una garanzia anche, se mai ce ne fosse bisogno, di qualità. Nella fascetta qui editoriale c'è una sua frase, l'ho divorato da cima a fondo, una lettura rivelatrice. Beh, che cosa c'è da dire di più? Ripeto, secondo me il libro di Marco, come già succede, dovrebbe entrare in tutte le scuole, se non come libro proprio di storia, ma come sicuro complemento alla conoscenza della storia di questo paese e della sua parte meno fortunata, ma non per... qui la fortuna c'entra poco, qui c'entrano precisi calcoli, c'entrano precise strategie politiche. E comunque Fake Sud le analizza e le denuncia tutte. Veramente grazie a Marco per questa inchiesta, per questo libro che è anche di interessantissima lettura. Marco Esposito, Fake Sud, edizioni PM. E restiamo nello sciovinismo napoletano, se vogliamo chiamarlo così, e vi ripeto che è soltanto messo tra virgolette questo termine, con l'ultimo libro di Angelo Forgione. E su questo c'è un piccolo aneddoto che ho raccontato la settimana scorsa. Qui in libreria c'è stata una comitiva di turisti spagnoli accompagnati dalla nostra Elena Russo e da Ignacio, che è un giornalista spagnolo che fu presente 8 anni fa quando nacque Io ci sto. Fu presente addirittura alla prima assemblea che facemmo in municipalità al Vomero, diciamo, la grande collaborazione che ci diede all'epoca, come si era sempre data la municipalità attraverso i suoi presidenti. All'epoca il presidente era Mario Coppito e ci permise a questo gruppo di sconosciuti, a lui e tra di loro, permise di riunirsi e di parlare di questo sogno folle di farsi una libreria da sola in questo quartiere. A questa assemblea partecipò proprio, accompagnato da Elena che lo ospitava, partecipò anche Ignacio, che quindi ne diede poi una testimonianza diretta, perché ne scrisse anche, sul calore e sulla passione con cui ognuno partecipò a quell'assemblea, ne parlò, discusse e diede il suo parere sui vari argomenti che difficilissimi da trattare, sembravano essere degli ostacoli impossibili alla creazione di una libreria che potesse durare, come infatti. E invece addirittura Ignazio votò in quell'assemblea, chiaramente in quel caso il voto era per alzata di mano e non si limitazioni al voto, votò perché noi fossimo un'associazione, quindi se mai quella mozione avesse vinto per un voto, avrebbe vinto per merito del voto di uno spagnolo, ricordiamocelo. Tutto questo per dirvi che questi turisti spagnoli sono stati qui in libreria, si sono subiti il mio solito racconto della
della storia della libreria, ne sono rimasti, come sempre succede, non per merito mio, ma per merito del racconto e delle cose straordinarie che qui dentro vengono fatte non da me ma da altri, sono rimasti veramente affascinati, hanno girato per le sale e poi hanno addirittura acquistato libri in italiano, e questo mi ha stupito abbastanza. Hanno comprato i classici, hanno comprato Calvino, hanno comprato Gianni Rodari, Camilleri, qualche souvenir, qualche San Gennaro che abbiamo qui, di fattura artigianale, insomma si sono sbizzarriti anche in questi acquisti, che dimostravano, diciamo, il loro anche affetto per questa libreria, che hanno, ho sentito dire, guapa e indipendente, bella e indipendente, ed è bello sentirselo dire e sentirlo riconoscere anche dagli stranieri, forse più facilmente dagli stranieri che dai napoletani e dai nostri vicini qui, all'Omero. Comunque va benissimo così, siamo contentissimi di come la gente ci percepisce comunque. E tra questi acquisti una signora ha voluto acquistare questo di Angelo Forgione, Napoli svelata. Belle vicende della storia partenopea dall'origine a oggi. Angelo, che non è nuovo a parlare di Napoli, a difendere Napoli e a raccontarci anche le bugie che vengono raccontate su Napoli, un poco ci rifacciamo anche al libro di prima di Marco Esposito. In questo libro racconta 15 storie napoletane da conoscere bene per capire quanto Napoli sia bella non soltanto nei suoi panorami, non soltanto nel suo folklore, non soltanto nella sua musica, e nei suoi mandolini e nelle sue mozzarelle, ma nell'approccio che ha alle varie discipline. 15 storie, che svelano le eccellenze, napoletane. E a noi che ci piace cantarcelo e suonarcelo, questo libro non potrà che piacerci. Vi dico velocemente: un popolo vulcanico, la vita attorno ai crateri nella patria della vulcanologia, la terra del vino, storia della viticoltura italica e delle sue origini campane, la culla dell'archeologia, la scoperta della classicità e la Napoli di Canova. Ai napoletani piace freddo, l'antica passione per il ghiacciato, dal sorbetto al gelato. Ai napoletani piace scuro, dall'usanza della cioccolata alla tradizione del caffè. Il sacro dolce di Napoli, siamo oramai alla vigilia, la pastiera chiaramente. Una città acqua e sapone, complessa vicenda dell'igiene napoletana. Diciamo che si potrebbe anche dire che non c'è un napoletano più pulito di un napoletano pulito, e forse non c'è. Non c'è uomo più sporco di un napoletano sporco, può essere una lettura interessante. Grandi, grossi e vaccinati, Napoli protagonista nella scoperta dell'immunizzazione, e questo è quanto mai attuale. La Madonna li accompagna, la fede di Napoli per la definizione del dogma dell'Immacolata. L'irripetibile arte del piquet di tartaruga. Ecco, questa per esempio è la riscoperta di un'antica arte minore, quello proprio dell'incisione e del trattamento della tartaruga, che diciamo durante il periodo borbonico era molto in auge. L'eleganza cucita addosso al mondo, l'arte sartoriale napoletana è riconosciuta in tutto il mondo, le pelli si trattano con i guanti, e anche qui siamo nel settore dell'abbigliamento e degli accessori, che insieme alle scarpe, che sono, diciamo, un vanto, sono sempre stato un vanto dell'artigianato napoletano. Napoli sano in corpo sano, la tradizione sportiva napoletana, piuttosto, diciamo, questa è stata abbastanza umiliata negli ultimi anni dalla mancanza di attrezzature sportive e dalla chiusura di alcuni impianti, ancora in attesa di essere riaperti al pubblico. Una vera Cinecittà è la storia del cinema in Italia, come sempre, nasce da Napoli. Vedi Napoli e poi muori,
giustiziato, perché c'è quel detto famoso e bisogna, e qui Angelo ci dà anche la spiegazione di quel detto, via di Napoli e poi muore. Quindi ci sono, che sono racconti, chiamiamoli racconti, è una documentazione dal punto di vista storico, filologico, gastronomico, e del folklore e della storia napoletana. Veramente un bel sorso, come questi vini che vengono raccontati, corroborante, e che piacerà a molti di voi. Come è piaciuto a me e come sto consigliando sia qui da voi, qui a voi e qui e poi in libreria, di acquistare e di leggere. Angelo Forgione, Napoli svelata, Magenes editore. Parlavamo di Napoli e del suo legame indissolubile con il cibo e con la fame, lo sappiamo. Salirono dal fondo della strada gli odori di cucine, a ogni rampa di scale si davano il cambio, a staffetta. La domenica si doveva sempre sapere cosa succedeva nei piatti di ogni casa. Si cominciava dalla portineria, il primo fuoco acceso, il primo odore in viaggio nel vapore. Donna Speranza ingegnava di fiorirlo. La cucina della portiera, piano terra, iniziava cuocendo in olio e aglio le foglie di una varietà di broccoletto locale. L'odore amaro pungeva le narici, ancora addormentate. Non ci fa via manco un caffè, diceva una voce imbronciata nel primo risveglio. Il fiorello era più di un odore di pietanza, aveva l'arroganza dell'incenso, era per il palazzo il primo gas delle domeniche, nelle stagioni delle sere lunghe. Se ne saliva solitario e guappo fino ai lavatoi, passava per le scale, informava il cortile cupo, dove il sole non metteva piede, e i panni si asciugavano per stanchezza. Qualche donna ritirava il bucato per non trovarsi l'insaporito di fiorirli. Donna Speranza guardava in alto la fuga della biancheria e preparava il secondo assalto al cielo, il baccalà. Già da 2 giorni stava a muovere nell'acqua per sciogliere il caldo del sale. Loro faceva la domenica, da noi si processava il venerdì, scortato da una maggioranza di patate. Varianti più delicate si chiamavano, si chiamano ancora Mussillo e Coronillo. Oggi è pietanza pregiata, ma nella città del dopoguerra, che di carne parlava a Pasqua e Carnevale, il baccalà e le alici erano proteine a buon mercato. Donna Speranza non andava a messa e non teneva immagini di santi nella portineria. Teneva invece appesa per arredo una bella treccia d'aglio. Ed era un sant'aglio, diceva mio padre, unico socialista del palazzo, ateo per irritazione. La devozione popolare che invocava e bestemmiava tutti i nomi del calendario, gli strilli a squarciagola che costringevano la reliquia sanguigna a liquefarsi, gli torcevano il sistema nervoso. Era un ateo geografico. Fosse nato al nord, sarebbe stato per temperamento un luterano. La domenica andavamo a pranzo dalla mamma di mamma, nonna Emma. Lei e sua nuora Lillina, dal venerdì sera, si alternavano presso la fiammella minima che asciugava il ragù, in lingua e palato locale. Il nostro arrivo a mezzogiorno in anticamera era accolto da un grido di ragù dritto nel naso. Quel sugo urlava, era uno stadio in piedi dopo un gol, era un abbraccio, un salto e una cascata dentro le narici. Mai più potrò riavere quell'assalto al vertice dei sensi, che sta per me in qualche ghiandolina dell'olfatto. Erri De Luca, Spizzichi e Bocconi. Beh, vi confesso che qualche anno fa ho scritto qualcosa sullo stesso argomento e ritrovarlo nella memoria di Erri è un piacere, è veramente un piacere. Chiaramente non c'è nessun paragone dal punto di vista letterario, ma questa mattina, quando, mentre preparavo la diretta, è come sempre lo sguardo è capitato al punto giusto, al momento giusto,
sono restato veramente sorpreso e sono, diciamo, mi sono immerso un'altra volta nei ricordi di quell'odore che accompagnava noi nelle domeniche di tanti anni fa. Io ricordavo anche appunto i ragazzi, gli uomini che andavano alla partita e comunque alzavano il naso verso questi odori con un po' di rammarico perché in tasca avevano soltanto la famosa Marenna e quindi rinviavano poi il rito del ragù poi alla sera per mangiarlo la sera o il giorno dopo. In questo nuovo libro di Harry, che già si è cimentato tante volte dal punto di vista gastronomico e del ricordo, quindi mischiando odori e ricordi, sensazioni e profumi, e non è detto che a volte non ci siano anche degli odori fastidiosi, delle malcapitate che diciamo maltrattano gli ingredienti e ne traggono pietanze disgustose, proprio dal ricordo di questa sua capacità di cumulare i ricordi, la bella scrittura e il gusto, in questo caso proprio gusto nel senso di sapore. Escono sempre delle bellissime prove d'autore. Io ricordo che qualche anno fa Harry scrisse un piccolo libello che si chiamava I Tre Fuochi, pubblicato da un editore e libraio napoletano, Raimondo Di Maio, ed era un piccolo capolavoro. I Tre Fuochi sono quelli che servono a confezionare la parmigiana. Il primo fuoco è il sole, che bisogna che asciughi la parmigiana e le fette di melanzana, sarebbe la cosa migliore poter stendere al sole per farle asciugare e farle perdere tutta l'acqua. Il secondo è quello del fornello che frigge nell'olio queste fette di melanzana. Il terzo fuoco è quello del forno che completa questo rito alchemico quasi, questo miracolo chimico che porta a un sapore incredibile e per tutti noi fondamentale nella nostra cultura. Io ricordo la descrizione soprattutto del tavolaccio, su cui, un tavolo enorme di legno su cui Efi stesso tagliava le fette di melanzana con un coltello affilatissimo. Quella descrizione mi resterà, diciamo, nella memoria, penso, per sempre. Infatti, a distanza di più di 20 anni, di 30 anni, ce l'ho bella precisa. Cercatelo se riuscite a trovarlo. Non so se sia stato ristampato in qualche modo, forse sì, ma nel libro comunque c'è un accenno, perché alla fine ci sono le ricette di quella nonna Emma e della nuora Lillina, che sono state raccolte queste ricette, e chiaramente c'è anche, si parte proprio dal ragù e poi si va avanti con i peperoni imbottiti, con la frittata di maccheroni, e il pesto, con la genovese chiaramente, che vuol dire affare, il cavatiero, il baccalà e chiaramente la pastiera e la parmigiana di melanzane. E quindi raccontata anche da nonna Emma e da Lillina, comunque il tratto è proprio quello di Erri De Luca. Penso che questo libro vi entusiasmerà veramente, perché susciterà ricordo, voglia, per chi non è a dieta di cimentarsi e anche diciamo, ci racconta anche il modo in cui Harry si approccia diciamo, alle nuove culture e anche alle culture comunque quelle con tratti diversi da quella napoletana. Harry dice: io appena entro in una nuova città, ovunque sia, la prima cosa che faccio è bevo l'acqua da una fontana pubblica.
e poi entro in un forno e prendo un pezzo di pane. È il modo, diciamo, come se fosse quasi una, io l'ho definito a suo tempo questo fatto del pane, una comunione laica, nel senso di dare una, di entrare in simbiosi col posto in cui si arriva per la prima volta. Si capisce dall'acqua e dal pane che tipo di posto è. E diciamo che poche volte ci si sbaglia, poche volte ci si sbaglia. Eviti Luca, spizzichi e bocconi. La cosa importante è che poi, contrappunto ai racconti, alle note di Erri, ci sono gli interventi di Valerio Galasso, che è un biologo nutrizionista, che dà anche, diciamo, conferma del valore diciamo, della cucina napoletana, dei suoi pregi e dei suoi pochissimi difetti dal punto di vista nutrizionista. Questo lo devo far leggere soprattutto a mia moglie, in modo che forse sospendiamo questa maledetta dieta che da anni che seguita, anche con pochi risultati. E passiamo alla sezione Festival del Giallo, perché vi ho detto che cercherò ogni volta di darvi un cenno rispetto a questa bellissima manifestazione che sta andando avanti nella sua organizzazione. Ho sentito questa mattina per gli auguri di compleanno, ho sentito Maurizio Giovanni e lui è felicissimo di come stia andando avanti l'organizzazione e dei nomi che non vi faccio perché, come ho detto ieri, durante una presentazione, tengo la cazzimma e quindi i nomi non ve li faccio ancora, ma sono nomi incredibili, eccezionali dal punto di vista napoletano, italiano, europeo. Quindi preparatevi perché saranno 4 giorni di eventi e di sorprese per tutti quanti noi. E ricordatevi di venire in libreria, se non siete soci di Io ci sto, venite in libreria e venite a proporre un giallo di quelli che avete letto in questi ultimi 2 anni, un giallo che pensate possa rientrare nella cinquina che poi sarà votata da una giuria formata da soci Io ci sto e che porteranno al premio Io ci sto al miglior giallo di questo periodo, premio Misteri Io ci sto per il Festival del Giallo della città di Napoli. E allora, per questa sezione gialla, non, diciamo, siamo fortunati perché oggi è entrato cioè ieri è entrato in libreria l'ultimo libro di Gianrico Carofiglio, Rancore Reinaudi. Torna il personaggio di Penelope Spada che abbiamo conosciuto nella disciplina di Penelope. Penelope Spada è un ex PM che è diventata ex, non si sa perché abbia lasciato o abbia dovuto lasciare la magistratura, quindi diciamo, in questo secondo romanzo che avete protagonista si svela anche questo mistero e quindi diciamo possiamo scoprire un nuovo tratto di questo nuovo personaggio. Quindi come al solito al centro c'è un delitto e l'investigazione è di Penelope Spada che approfitta in un certo senso, utilizza le sue competenze anche di magistrato e attraverso comunque una vicenda abbastanza complessa e abbastanza pesante. È uno di quei personaggi che sicuramente possono diventare un culto e restare nell'amore, e nell'affetto dei lettori. Penelope Spada, protagonista di Rancore di Gianrico Carofiglio.
Questo che vi presento è un romanzo che diciamo, giallo sicuramente, parte dal suicidio di un. Ah, non so come, ma il video si è interrotto e dice il mio video è terminato, forse era il gradimento che non era eccezionale, quindi Facebook ha deciso di interrompere direttamente il video. Comunque sono di nuovo qui, vi stavo parlando, spero che non si sia perso molto del racconto, di quello che vi stavo proponendo. Quindi vi ripeto solo l'ultimo e poi nel caso vedremo cosa è successo, cerchiamo di capire cosa è successo. L'ultimo era questo di Yukio Mishima, Vita in vendita. Vi dicevo, la storia è particolare in quanto da un autore, diciamo uno dei più grandi, forse il più grande scrittore giapponese, morto suicida nel 1970. C'è questa storia, che è forse il suo capolavoro, che era inedito in Italia, adesso pubblicato da Feltrinelli, in questo libro il protagonista giovanissimo, 27 anni, 26-27 anni, copywriter, quindi anche di successo in una situazione almeno apparentemente di vita serena, invece ha questo rifiuto diciamo, per continuare a vivere e tenta il suicidio. Non ci riesce, ma la determinazione è forte e quindi mette un annuncio sul giornale in cui mette la sua vita in vendita. Dice, giovane, 27enne, mette a disposizione la sua vita al fine di morire. La cosa strana, ma anche poi appunto neanche tanto, è che a questo annuncio rispondono vari personaggi, soprattutto donne, che conducono il protagonista in una serie di avventure pericolose, diciamo letali o potenzialmente letali, che il protagonista invece attraversa indenne e quindi sempre più deciso a morire e sempre più frustrato in questa sua decisione. Il libro è pur trattando un argomento così pesante, è ironico, divertente, in alcuni casi esilarante. Yukio Mishima, Vita in vendita per Feltrinelli. Finiamo con una rivista. Ne approfitto anche per ricordare la rivista di Io Ci Sto, la rivista online, la Librellua, che potete ricevere semplicemente dando la vostra email e chiedendo di ricevere appunto la Librellua. Potete farlo qui, potete farlo in libreria, potete farlo per telefono, potete mandare un piccione viaggiatore, potete chiedere questa rivista online che creata dai soci di Io Ci Sto, gestita dai soci, dai redattori di Io Ci Sto, e dove ci sono autori che parlano di autori che parlano di libri, soci che danno consigli di lettura, interviste a scrittori, a scrittrici e così via. Cioè tutto quello che può interessare un lettore forte come il tipico lettore di Io Ci Sto. Quindi ricordate la Librellula, che è una rivista online, vi viene recapitata via mail, ma ha una grafica bellissima, incredibile, e degli articoli di grandissimo interesse. Ricordate questa, intanto vi presento invece Q-Code, che è una nuova rivista. In verità mi è stata proposta come rivista da tenere in libreria da un collega, da un libraio di quelli veri, da Francesco Würzburger, che diciamo, ha attraversato tante librerie napoletane, adesso è partito con una nuova bella avventura a Pozzuoli, la libreria Flegrea, che vi invito ad andare
per chi fosse in zona a raggiungere, perché è una bellissima libreria. Si vede il gusto del, si vede il gusto del libraio, la presenza di un libraio vero, strutturato, e quindi, pur essendo una libreria, diciamo, tra virgolette di catena, la differenza la fa sicuramente Francesco, che è un grande libraio davvero. E mi ha proposto questa, che è la rivista che nasce da un gruppo editoriale che, fa capo anche, a cui fa capo anche la sua libreria, e che tratta degli argomenti, è un trimestrale, diciamo, che si articolerà in numeri monotematici. Quello di questo trimestre di Q-Code è il genere, i generi, la differenza di genere, la violenza di genere, l'inclusione di genere, la scelta del genere, insomma, il femminismo, l'inclusione, da Angela Davis a tutti gli autori che hanno scritto dell'argomento e che si confrontano dal punto di vista sociologico, politico, medico, biologico e così via, della morale e così via. Sicuramente una interessantissima lettura, e anche, poiché la rivista è splendidamente illustrata, sia da foto che da disegni, anche un piacere nello sfogliarla e nel ritrovare argomenti di grandissimo interesse. Quindi questo primo numero, e anche il fatto di avere il primo numero di una rivista, io vi consiglio sempre di averlo, perché è bello, una bellissima collezione quello dei primi numeri. E quindi vi ricordo che in libreria comunque c'è anche il primo numero della Librerula cartaceo, quello è diciamo è un numero speciale, e saranno, come saranno sempre speciali i numeri cartacei della Librerula, che, come vi dicevo prima, invece potete ricevere semplicemente mandando la vostra mail, e potete riceverlo a casa ogni mese. Quindi invece questo è Q-Code trimestrale di geopoetica dedicato ai generi. Chiudo semplicemente ricordando gli appuntamenti in libreria di questi giorni, cioè di oggi e domani, e il tempo. Noi prevedevamo anche di cominciare con le esterne, non credo che tra oggi e domani sarà possibile, tra oggi, domani e dopodomani sarà possibile fare presentazioni in Piazzetta Masullo, e quindi comunque ci rivediamo qui in libreria all'interno, con le norme del Super Green Pass, che non cambiano come altre norme invece con questo 1° di aprile, e quindi abbiamo la mascherina FFP2, abbiamo il Super Green Pass, abbiamo una capienza comunque più contenuta, e però due begli appuntamenti tra oggi e domani. Il primo, vedete alle mie spalle, lo vedete da quando abbiamo cominciato, quando è cominciata la trasmissione, è questo, un nastro rosso, un nastro rosa ad Abbey Road, di Donato Zoppo. Chiaramente la citazione è doppia, e diciamo, per gli amanti del genere, assolutamente evocativa. Quindi il 1969 di Beatles e il 1979 di Lucio Battisti. Sono 2 anni, tra virgolette, finali di storie, di parabole importanti, e che però restano poi, i cui protagonisti restano nella storia della canzone e della cultura. E quindi l'ultimo disco dei Beatles e l'ultima collaborazione tra Battisti e Mogol. Ce ne parla stasera l'autore, Mirella, come si chiama Iossa di nome? Lo vedete sulla locandina di oggi? Abbiamo l'aiuto della regia. Come si chiama? Chi ci sta con lui?
Tommaso da Fermo, Michelangelo da Fermo, Michelangelo, ecco, un Michelangelo. nome così importante e io mi era completamente partito il neurone. Michelangelo Iossa, che scrive anche la prefazione, che è uno dei più grandi musicofili italiani, con gli inserti musicali di Andrea Parente, quindi sarà una bella presentazione di questo Nastro Rosa ad Abbey Road. Mentre invece domani abbiamo un incontro importantissimo, basta vedere questa fascetta editoriale. Il vincitore dello Strega Europeo 2021, Gheorghi Gospodinov, scrittore bulgaro, che ci regala la sua presenza e il suo ultimo libro, e la discussione del suo ultimo libro insieme a Francesca Marone. Pensavamo appunto questo di farlo in piazzetta, ma visto il tempo, anche Gospodinov, che sarà abituato al clima bulgaro, preferiva sicuramente essere qui all'interno piuttosto che all'addiaccio fuori, come sembra che sarà questo weekend. Quindi l'invito è quello di essere qui, perché sono occasioni che veramente si possono avere una volta nella vita, e se rinunciate anche a questo, in verità è un peccato, diciamo semplicemente un peccato. Quindi domani qui in libreria alle 18 con Francesca Marone, Gheorghi Gospodinov, premio Strega Europeo del 2021, con il suo Crono Rifugio, e in libreria comunque ci sono anche gli altri suoi libri, che ne fanno sicuramente uno degli scrittori più interessanti del panorama europeo degli ultimi 15-20 anni. Gheorghi Gospodinov, domani da Io ci sto, Crono Rifugio, presentato, intervistato da Francesca Marone. E questi sono i due appuntamenti alle 18. Per chi non potesse, come malgrado volesse, essere qui in libreria, e qui scatta il saluto solito a Rita e a Tina, a Francesco, che è anche tanto lontano, che però ci è sempre vicino, è presente in queste dirette, c'è sempre la possibilità di essere collegati con la diretta. Io ci sto sperando che non si interrompa come si è interrotta questa qui. Non so se sono riuscito a riprendere qualcuno di voi, ma comunque capita. Questi sono i mezzi tecnici, e su questi mezzi tecnici dobbiamo fondare per creare un contatto in più con il nostro pubblico. Alle mie spalle c'è sempre un numero di telefono, che non vi sto a spiegare cosa sia. Ricordate che è un modo anche a questo per opporsi alla violenza, per opporsi alla guerra, per opporsi alla distruzione e alla follia dei popoli. Torno indietro velocemente, giusto perché c'è stata questa interruzione e quindi qualcosa forse avete persa. Saltando i due appuntamenti di oggi e domani, uno l'avete segnato lì alle mie spalle, e questo di Gospodino ve ne ho abbondantemente parlato, la rivista Q Code, un trimestrale monografico, in questo caso dedicato ai generi, e consigliato, oltre che da me, da uno dei consulenti editoriali, che è Francesco Wurzburger, che ha aperto una bellissima libreria che vi invito a visitare a Pozzuoli. Questa storia di tentati suicidi e di fallimenti addirittura esilaranti, Yukio Mishima, Vita in vendita, per Feltrinelli. Anche in questo caso il sorriso è d'obbligo, ed è con Claudio Gavioli, La strana fine del venditore di case, un giallo, un thriller che comunque ha tratti di ironia e quindi di piacevole lettura.
Bisogna invece e divertimento sono assenti, ma la storia è bellissima e il personaggio è forte, quello che tratteggia Gianrico Carofiglio in Rancore, il ritorno di Penelope Spada, l'ex PM, e qui scopriamo perché è un ex e non è più un PM, Gianrico Carofiglio Rancore per Einaudi. Elfide Luca che questa mattina, leggendo la sua descrizione del ragù, mi ha fatto un regalo e quindi gli sono ancora più grato. Lui è socio, io ci sto e quindi mi fa piacere presentare il suo Spizzichi e Bocconi. Abbiamo ricordi, storia, ricette e anche diciamo apporti scientifici a cura di Valerio Galasso, apporti scientifici dal punto di vista nutrizionista, Elfide Luca Spizzichi e Bocconi per Feltrinelli, La Napoli svelata da Angelo Forgione in 15 aspetti della sua vita e delle sue eccellenze, un salutare ripasso della storia napoletana. E infine abbiamo cominciato con questo Fake Sud di Marco Esposito, che potrebbe essere la giusta risposta e potrebbe darci le giuste risposte rispetto a una visione o a una narrazione di questa città che, vi ripeto, non è soltanto di chi ha fatto diciamo del razzismo della non inclusione, della non solidarietà nazionale, ha fatto i suoi vessilli politici, ma anche di chi racconta la città dovendo avere la onestà intellettuale di raccontare la verità. E questo non è sempre, mentre invece è così, almeno per quanto mi riguarda, per come la vedo io, quindi le opinioni sono personali e vi invito a considerarle tali, ma così la vedo e quindi per questo vi consiglio la lettura di Marco Esposito e del suo Fake Sud per PM Edizioni. Abbiamo finito, è stata un po' travagliata come sempre del resto queste trasmissioni, poi Maria Rosaria Corrado riuscirà a farne un unico collage e quindi potete poi rivederla anche su YouTube se vi pungesse vaghezza di rivedere queste quattro chiacchiere, e altrimenti ci vediamo la settimana prossima come oramai diciamo è consuetudine. Per me è stato un piacere e spero che sia stato lo stesso per voi. Ciao a tutti!